ci ha invitati a rivolgerci alla Divina Misericordia come sorgente e fonte della nostra vita spirituale, sul suggerimento della Santa Faustina Kowalska, che ricevette per questo una esplicita indicazione del Signore che le parlava. E noi obbedienti, una spiritualità forte, radicata sull'amore misericordioso di Dio, perché attraverso di noi il suo infinito amore di misericordia sia la vita. Per tutti i secoli dei secoli.
dagli Atti degli Apostoli. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli Apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù, e tutti godevano di grande favore. Nessuno, infatti, tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli Apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dica la casa di Aronne, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. La destra del Signore. Dalla prima lettera di San Giovanni l'Apostolo. Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo è stato generato da Dio, e chi ama colui che ha generato ama anche chi da Lui è stato generato. In questo conosciamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. In questo infatti consiste l'amore di Dio, nell'osservare i Suoi comandamenti, e i Suoi comandamenti non sono gravosi. Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo, con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue, ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Parola di Dio. Vediamo, grazie a Dio.